solidarietà e autodeterminazione nell'ordine naturale delle cose. La prima riflessione che vorrei proporre riguarda, diciamo così, l'aspetto provocatorio di questo tema. Come è noto, il concetto di autodeterminazione, specialmente oggi, viene maneggiato con una certa disinvoltura, specialmente nei dibattiti bioetici, si pensi al dibattito soprattutto sull'eutanasia. È sufficiente evocare il concetto per essere sicuri di una reazione emotiva favorevole, diciamo così. Guai però tirarlo in ballo, come facciamo noi oggi, come è stato chiesto di fare a me oggi, insieme al concetto di solidarietà. Nell'ordine naturale delle cose, molto probabilmente, anzi secondo me sicuramente, i due concetti altro che se stanno insieme. Però, ecco, questa non è la convinzione della cultura dominante, la quale cultura dominante, quando parla di autodeterminazione, in genere lo fa senza vederne i limiti. Ora, il primo problema che si incontra, a mio modo di vedere, quando si affronta questo concetto, il concetto di autodeterminazione, riguarda proprio il significato che si dà al concetto. Dire che un soggetto determina se stesso richiama infatti l'idea di causa sui, l'essere causa di sé, la quale, specie quando però si tratta di uomini, è tutt'altro che scontato. Voglio fare una citazione, diciamo così, al di sopra di ogni sospetto. È un passo di Nietzsche, non certo un autore, diciamo così, appartenente alla famiglia cattolica, il quale scrive quello che leggerò. È l'unica citazione che farò, quindi perdonatemela. E anche, ha anche un suo interesse, un suo fascino. La causa sui, dice Nietzsche, leggo da Al di là del bene e del male, la causa sui è la maggiore autocontraddizione che sia stata concepita fino ad oggi, una specie di stupro e di naturalità logica. Ma lo sfrenato orgoglio dell'uomo l'ha portato al punto di irretirsi profondamente e orribilmente proprio in questa assurdità. Il desiderio del libero volere, in quel metafisico intelletto superlativo quale purtroppo continua a signoreggiare nelle teste dei semidotti, il desiderio di portare in se stessi l'intera e ultima responsabilità per le proprie azioni e di esimere da esse Dio, mondo, progenitori, caso, società, equivale infatti ad assumere niente meno che quella causa sui e a tirare per i capelli se stessi dalla palude del nulla dell'esistenza con una temerarietà più che alla Münchhausen. Questo è Nietzsche sul concetto di autodeterminazione. Solitamente il concetto viene fatto coincidere con quello della libertà. Un individuo determina le proprie azioni e quindi determina se stesso, nel senso che guida il proprio corso di vita essendone responsabile. Le sue azioni cominciano da lui. È la definizione di libertà che dava Kant. La libertà è la capacità di far iniziare da sé qualcosa. Ecco, azioni che quindi non sono causate o determinate da qualcos'altro che non sia nei nostri poteri, l'educazione che abbiamo ricevuto, i nostri stati cerebrali, chi più ne ha ne metta. Eppure proprio Kant, certamente un autore classico della libertà e dell'autodeterminazione, può essere interessante sapere che nutriva seri dubbi in ordine al fatto che l'autodeterminazione potesse spingersi, poniamo, fino alla disponibilità della vita. Kant considerava il suicidio
come una sorta di violazione della formula dell'imperativo categorico, secondo la quale bisogna considerare sempre gli uomini come fini e mai come mezzi. Il suicida, nell'argomentazione kantiana, usa la propria persona come un mezzo per sfuggire all'infelicità. Dubbi analoghi li si ritrovano anche in altri classici, per esempio autori come Locke o come Hegel. Anche questi, anche Locke non si può dire un autore appartenente in tutto e per tutto alla nostra famiglia. Nel secondo trattato sul governo, Locke dichiara che il corpo è proprietà della persona, la quale ha su di esso pieni ed esclusivi diritti, ma tale proprietà del corpo non comporta la disponibilità della vita. La schiavitù e il suicidio rappresentano, per Locke, i limiti invalicabili della nostra libertà. E questo perché non ci siamo creati da soli, dice Locke, ma siamo creazioni di un altro. Ora, l'altro a cui pensava Locke era ovviamente Dio. Io credo però, anche sollecitato dal tema che mi è stato assegnato, che la limitazione potrebbe giustificarsi anche se pensiamo semplicemente agli altri da cui dipende il nostro essere venuti al mondo e con i quali, anche quando non ce ne rendiamo conto, restiamo in una profonda relazione. Una relazione che ci costituisce in ciò che siamo e che diventa anche fonte di obbligatorietà. Non possiamo pensare di toglierci di mezzo senza pensare al dolore delle persone che ci vogliono bene, per esempio. La solidarietà è attiva già a questo livello come limite, come ambito all'interno del quale siamo liberi di determinarci. Pur con argomenti un po' più astratti, anche Hegel ritiene che non esista per l'uomo un diritto ad alienarsi la vita. In alcuni paragrafi dei lineamenti di filosofia del diritto, 48, 66, 67, lo dico per gli esperti, 69, 70, Hegel argomenta proprio questa impossibilità. Perché non è possibile alienarsi la vita? Perché, secondo Hegel, solo che è ciò che è esteriore a me può essere in qualche modo alienato. Non può essere alienato da me ciò che mi costituisce in quanto persona. L'autocoscienza, certo, ma anche la vita. Questo l'argomento un po' più complesso, articolato, di Hegel. In un abbozzo di ricerca empirica, perché nonostante che l'argomentazione faccia pensare qualcos'altro, io insegno pur sempre, in questo momento, sociologia. I sociologi fanno ricerche empiriche. Allora, in un abbozzo di ricerca empirica, che avevo pensato appositamente per il convegno nazionale dei giuristi cattolici del dicembre scorso, tra le domande che avevo pensato per gli intervistati, ce n'era una che suonava così. Quale definizione ti sembra più adeguata per il concetto di libertà? L'intervistato poteva scegliere tra 5 tipi di risposta. Assenza di costrizione, diritto all'autodeterminazione, capacità di scelta, capacità di perseguire i nostri modelli di felicità, capacità di perseguire il bene. Il bene. La gran maggioranza, non si sente? La gran maggioranza degli intervistati optò per capacità di scelta. 33,7% e per diritto all'autodeterminazione,
29%. Assai sorprendentemente, solo un 18,3% optò per quella che forse è la condizione più evidente della libertà, ossia l'assenza di costrizioni. Ma ciò che colpisce soprattutto è lo sganciamento pressoché totale della libertà dalla capacità di perseguire il bene, uno sparutissimo 1,5%. E colpisce anche la scarsissima connessione che viene posta tra la libertà e la capacità di perseguire i nostri modelli di felicità, solo il 18,3%. Ciò che conta, insomma, è solo l'autodeterminazione, così almeno sembra, il diritto di fare ciò che vogliamo. E questo nonostante che le riflessioni più, diciamo, aggiornate su questi concetti mostrino, vi garantisco, crescenti perplessità. A proposito di perplessità, vorrei soffermarmi su una in particolare. Posto che l'autodeterminazione ci sia, essa non dice nulla su ciò che si deve fare, sul valore del comando a cui si obbedisce. E mi spiego. Alla base del principio di autodeterminazione c'è un presupposto tutt'altro che scontato, e cioè che sono io a scegliere, sono io il padrone delle mie intenzioni, sono io che scelgo quali perseguire e quali mettere da parte. Ma il fatto è che lo stesso atto dello scegliere è un atto intenzionale, che quindi ha già necessariamente una sua intenzione, è, diciamo così, già assegnato, come dicono i tedeschi, a un'intenzione. Un esempio. Mi viene proposto se scegliere un gelato alla frutta o uno al cioccolato. Nessuno mi obbliga alla scelta e quest'ultima non è causata da nulla. A questo punto ci sono due possibilità. A. Non ho preferenze di gusti, ma allora propriamente non scelgo. La mia mano si muove casualmente a prendere questo o quell'altro, indifferentemente. Oppure B, scelgo uno dei due gusti, ma questo avviene perché ho una preferenza che quindi guida la mia scelta. Nel primo caso l'azione è arbitraria. Nel secondo avviene in base a un'intenzione, quella del gusto, che non scelgo. Poiché, detto in altro modo, lo scegliere è un'azione ed ogni azione implica logicamente l'intenzione che la guida, non è possibile scegliere un'intenzione. È possibile solo scegliere all'interno di un'alternativa in base ad un'intenzione che non è ovviamente scelta. Ci divertiamo un po', con qualche giochetto. Quindi io non posso essere padrone delle mie intenzioni, non posso governare i fini delle mie azioni, se non in base ad intenzioni, diciamo così, basilari, che mi trovo ad avere. A questo pensava forse Nietzsche, quando nel passo che ho citato, ironizzava ferocemente sulla causa sui. Ironizzava sulla causa sui come un modo di tirarsi fuori dal pantano tirandosi per i capelli, come appunto il barone di Munchausen. Un po' come nei quadri di Escher, il meccanismo del nostro volere, delle nostre scelte, si rivela sorprendentemente come un meccanismo al quale non è facile mettere un punto di partenza. Se l'autodeterminazione è la libera scelta con cui si risponde e si è responsabili di ciò che si fa, l'autodeterminazione non ha nulla a che fare con il valore di ciò che si fa o della legge, ripeto, a cui decidiamo di obbedire.
è la condizione d'attribuzione di responsabilità, ma non si pronuncia e non può pronunciarsi affatto sul valore dell'azione responsabile. E perché un certo ideale di vita ha per me valore che l'autodeterminazione assume valore morale? Gran parte degli odierni paladini dell'autodeterminazione, anche alcuni che parlano a Piacenza in questi giorni, non sembrano consapevoli di questa situazione. In altre parole, non s'avvedono che il problema non è tanto l'autodeterminazione quanto la legge o l'ideale di vita che assumiamo come suo criterio. Che cos'è che distingue il dovere della signora Goebbels, che decide di uccidere i suoi 5 figli, da quello di Madre Teresa, che decide di donarsi totalmente agli altri? La domanda è inquietante, ma la risposta forse è anche abbastanza semplice. Il fatto che nel caso di Madre Teresa siamo sicuri che si tratta di un dovere che scaturisce da una volontà buona, che realizza un ideale buono di umanità. Nel caso della signora Goebbels si tratta invece di un dovere che, per quanto autenticamente voluto, scaturisce da una vera e propria perversione. E questo anche se siamo disposti a riconoscere che la povera signora Goebbels sia solo parzialmente responsabile del delitto che commette. Possiamo agire per un volere che è realmente voluto, cioè proprio, ma che nel contempo è anche improprio. Si pensi ai tossicomani. I tossicomani vogliono davvero la droga, non è che sembra che la vogliano. Lo vogliono. È un dovere, è un volere proprio. Ma siamo anche sicuri che appunto è una, tra virgolette, è una perversione. Ecco. Secondo Platone, alla base di tale volere improprio si trova una percezione deformata della realtà di ciò che è desiderabile. Sta di fatto che in realtà, con la scelta della legge che noi assumiamo come nostra, decidiamo anche chi siamo, che cosa vogliamo che gli altri pensino di noi. Un aspetto questo sul quale non riflettiamo mai abbastanza, ma che è molto significativo e che richiama davvero la fondamentale, la centralità di una riflessione come quella che stiamo facendo qui oggi a Piacenza, sul concetto di natura umana. Che cos'è? Qual è il criterio? C'è la possibilità di distinguere davvero tra la signora Goebbels e Madre Teresa di Calcutta? Beh, a sentire tanti discorsi sulle possibilità, sulla libertà come possibilità, sulla libertà come semplice capacità di scelta, sulla libertà come tutto sommato indifferenza ai contenuti che si scelgono. Beh, a sentire certi discorsi si ha la sensazione che a rigore, la differenza c'è semplicemente perché decidiamo che ci sia, semplicemente perché ci mettiamo d'accordo che ci sia, semplicemente perché ci fa comodo pensare che ci sia. Non perché sia nella natura delle cose, non perché sia nella natura di ciò di cui stiamo parlando, in ultimo degli uomini. Certo, quando parliamo della natura umana, parliamo di qualcosa che è molto articolato, la nostra non è la natura dei passeri o dei lombrichi. Il modo in cui gli uomini sono quello che sono non è lo stesso in cui un gatto è un individuo di una certa specie. Qui davvero a riflettere siamo costretti a pensare quello che la tradizione del pensiero, anche del cattolico, ha elaborato da sempre. L'irripetibile unicità di ciascuno è qualcosa che scaturisce da un modo unico
che gli uomini hanno di essere ciascuno un individuo della specie. Ma questo è, ho già tediato abbastanza con argomenti un po' filosofici, però sappiamo tutti che la nostra è una natura speciale. Soprattutto sappiamo che molte cose che ci costituiscono non dipendono da noi. Siamo, per esempio, l'equipaggiamento genetico col quale siamo venuti al mondo, e questo sicuramente non dipende da noi, eppure è importante per ciò che siamo. Siamo anche l'educazione, gli usi, i costumi che abbiamo avuto, le persone che abbiamo avuto la fortuna di incontrare, le persone che ci hanno voluto bene. E anche questo assolutamente non dipende da noi. Siamo anche il modello, lo stile, la legge, che a un certo punto, solo a un certo punto, decidiamo di fare nostri. La nostra personalità, se ci pensiamo bene, ciò che ciascuno di noi è, dipende, il nostro carattere dipende in ultimo da questa sintesi tra elementi che non dipendono da noi e a un certo punto anche da qualcosa che dipende da noi. E a un certo punto sicuramente rientra l'autodeterminazione. Quello che qui a me interessa far vedere è che comunque non rientra in quel modo stucchevole che è il modo dell'individualismo in cui oggi prevalentemente ne parliamo. Al contrario, il rientro dell'autodeterminazione ci costringe a capire, a pensare, a comprendere che possiamo realizzarci come persone solo insieme agli altri, riconoscendo gli altri, grazie al riconoscimento degli altri. In questo senso, a ulteriore complessificazione di quanto la natura umana sia complessa, potrebbe non essere persino troppo stravagante dire che la libertà da noi stessi si configura spesso come uno dei compiti più difficili, ma anche uno dei compiti principali che abbiamo in quanto uomini. Questa dimensione, ma avvio alla conclusione, anche perché abbiamo tutti il desiderio di sentire Sua Eccellenza Monsignor Fisichella e soprattutto io almeno di litigare su ciò che avremo detto. Ecco. Dicevo, questa dimensione relazionale, comunitaria, solidale del nostro essere uomini, in genere non viene presa nella giusta considerazione da coloro che fanno dell'autodeterminazione il valore fondamentale. Eppure è proprio questa decisione, è proprio questa dimensione, chiedo scusa, che è decisiva quando si tratta di dirimere, poniamo questioni, come dobbiamo fare oggi, questioni di vita o di morte. Se la libertà è sempre un essere liberi da, un liberarsi da, e quindi un potersi anche determinare per, allora il liberarsi dalla propria vita, prescindendo dalla tragicità che evoca, è sempre un gesto irrazionale. Heidegger direbbe un essere per la morte, noi aggiungiamo un essere per la morte del tutto inautentico. Di passaggio vorrei far notare che
E proprio per questa sua essenziale, assoluta irrazionalità e anche imperscrutabilità, che il suicidio, perché quando parliamo di eutanasia in realtà parliamo di suicidio, è anche per questo che l'eutanasia esige sempre l'umana pietà. Sia che ci si uccida come facevano gli antichi, e sto citando Leopardi, per eroismo, per illusioni, per passioni violente, sia che lo si faccia stanchi e disperati di questa esistenza come fanno i moderni, il suicidio appare sempre come, sono sempre parole di Leopardi, la cosa più mostruosa in natura. Appunto, la più incomprensibile. Ma allora che cosa significa parlare d'un diritto a morire come quando ci pare in nome del cosiddetto principio di autodeterminazione? A mio modo di vedere, quando parliamo così, cerchiamo in realtà di nascondere quello che effettivamente chiediamo. Non il diritto di ucciderci. Che senso ha rivendicare un diritto come diritto qualcosa che ciascuno di noi può realizzare quando vuole? Noi non rivendichiamo il diritto di ucciderci, noi rivendichiamo il diritto che altri ci uccidano. E qui la domanda è: ha senso rivendicare questo diritto? Anche in questo caso deve essere chiaro, ciò che dobbiamo ai nostri simili, questo non è Leopardi, questo è Pascoli, è la pietà che l'uomo all'uomo più deve. È certo però che l'eutanasia aggiunge alla tragicità e alla irrazionalità del suicidio un ulteriore elemento di pesantezza. Un elemento di pesantezza che è dato dalla disumanità evidente della società che la rende possibile. E qui davvero concludo. È un po' come se la pena spesso insopportabile, no? Che una persona prova nel momento in cui si accorge di essere diventata un gran peso per sé e per gli altri, ci faccia dimenticare il suo umanissimo desiderio e soprattutto il nostro dovere di amarla e custodirla fino alla fine. Questo è il punto, questa è la pesantezza ulteriore che si aggiunge quando parliamo di eutanasia.